Michele, siamo qui, ciao, al Bianconiglio, che non è solo una pizzeria, ma anche tanto altro. Sì, effettivamente abbiamo iniziato 4 anni fa come pizzeria, spaghetteria, poi nel corso degli anni abbiamo visto la nostra clientela, gli piaceva mangiare al ristorante e ci siamo specializzate nel fare pesce alla Mediterranea, perché io sono della costiera amalfitana, quindi ho ripreso un po' le nostre tradizioni di laggiù. E anche a base di carne, che qui a Ferrara si sa bene che la carne piace tantissimo. Quindi abbiamo trasformato una semplice pizzeria, spaghetteria, in un ristorante dove si parte dall'antipasto, si arriva al dolce e ora facciamo anche spettacoli. Ormai sono già 2 anni che facciamo tutti i venerdì degli spettacoli drag queen o gruppi live. Quando è aperto il Bianconiglio? Beh, da quando ho aperto nel 2012, oramai sono 4 anni che siamo aperti tutti i giorni, 7 giorni su 7, tutti i santi giorni, 365 giorni all'anno, tranne Capodanno, il primo dell'anno, che a pranzo siamo chiusi per riprenderci dalla nottata di festa che faremo, che facciamo qui tutti gli anni, con lo spettacolo drag queen o con qualsiasi altro gruppo. Però non c'è solo il Bianconiglio. No, effettivamente nasco già diversi anni fa con altre 2 pizzerie, tra cui Cappellaio Matto, che sta in via Ripa Grande, che appunto è solo pizzeria, dove c'è qualche piccolo antipastino, più che altro puntata sulla pizza. Io come Spallino, che vantaggi ho a venire qui al Bianconiglio? Beh, ci sei già venuto, quindi già ti sei reso conto dell'ambiente. Un ambiente giovanile, un ambiente di divertimento per festeggiare, e soprattutto voi Spallini avete una promozione con i miei 2 ristoranti, che avete uno sconto pari al 20% voi della squadra. Mentre il tifoso in sé per sé viene con il biglietto dello stadio oppure con l'abbonamento e riceverà uno sconto del 10%, sia qui al Bianconiglio sia a Cappellaio Matto, nelle mie 2 pizzerie. Michele, quali sono i tuoi piatti forti? Beh, qui caschi sul pesce. Noi partiamo dalla catalana con pesce fresco, abbiamo l'acquario con i pesci vivi e quindi li peschiamo e li cuciniamo al momento. Poi scialatielli, classico piatto amalfitano. E poi vabbè, siamo a Ferrara, cappellacci di zucca fatti in casa, pasta fresca fatta in casa. Quindi si spazia dal pesce alla terra con tutti i piatti possibili, dall'affettati ai secondi di carne. Quindi ci sono dei menù dietetici? Certamente, qui siamo, il Bianconiglio è organizzato e attrezzato per poter preparare sia la pizza per celiaci, sia piatti, primi piatti per celiaci, secondi piatti, oppure qualsiasi esigenza di qualsiasi cliente, basta avvisare prima, noi riusciamo ad organizzarlo. Dunque, dove vi troviamo? Beh, ci raggiungete qui via Guglielmo Marconi 13, il Palazzo dell'Univo, si vede, c'è una bellissima distesa davanti, vi aspetto tutti quanti qui.